Si tratta del napoletano Francesco Cicchella che ha vinto nella puntata di ieri nei panni di Massimo Ranieri, il vincitore per l'appunto di Pane e Quale Show di Rai 1, la maratona televisiva dedicata all'arte della imitazione che Conti conduce ogni venerdì in prima serata su questa emittente televisiva. La performance che l'ha visto letteralmente dominare il mega palcoscenico è stata quella che ha fatto interpretando Se bruciasse la città, un pezzo non semplice secondo la mia opinione, ma che ha conquistato tutti dalla giuria al pubblico televisivo, rappresentando la giusta dose di bravura, equilibrio e talento. Grande soddisfazione per egli, da Fedez a Tiziano Ferro, da Cremonina a Stage, poi le trasformazioni straordinarie in Francesco Renga e Stevie Wonder, con le quali ha vinto anche la quinta e sesta puntata. Tutte queste sono state le interpretazioni con le quali Cicchella ha dato prova di un talento innato, un talento elevato, una grande determinazione, caratteristiche che gli hanno consentito di imporsi sui agguerriti e forti rivali. Un'emozione fortissima, sono felice delle parole utilizzate da quest'uomo, tale quale è un programma meraviglioso, ha aggiunto, dove ci si diverte, si mette in gioco una grande professionalità. Si incontrano persone nuove, si fanno amicizie e nascono dei rapporti bellissimi. Vi ringrazio per l'ascolto, per altrimenti questo sarebbe quanto. Iscrivetevi, commentate, complimenti a Francesco Cicchella e un saluto a voi tutti.